da un giornalista all'altro che vive la sua vita difficile in provincia ad un giornalista che invece la vita professionale la vive nella grande metropoli. Andiamo a scoprire. Andiamo a scoprire, ecco allora la motivazione: competenza, ritmo, sintesi, chiarezza divulgativa. Sono gli elementi che caratterizzano il prodotto di Sport Italia, emittente che ha arricchito l'offerta della televisione in digitale, conquistando un ruolo di rilievo all'interno del panorama informativo del paese. Tra i suoi protagonisti, Michele Criscitiello, che ha le capacità di unisce. Con questo va bene, sì, eccoci qua. Buonasera a tutti. La moderazione è una scritta particolare, quindi sulla sintesi però bisogna cambiare un attimo, perché ti faccio finire tra una mezz'oretta, perché qua un pochino non abbiamo, perché mi aveva detto Pellula, tu vieni in Calabria, c'è il sole, noi l'abbiamo trovato, c'è il mare, l'abbiamo visto in cartolina, e c'è la cena. Se io parlo fino a domani mattina, mi sa che neanche la cena c'è più, quindi Pellula, dillo prima, la prossima volta io non c'è, che per fare la foto con il maestro, e altrimenti, e poi Franco, ti stai addormentando tu. Franco, ti stai addormentando, devi svegliare, dai, eccoci qua, c'è un premio, puoi venire. Allora, non stare di dietro, me ne vado io invito qui per la consegna del premio un altro collega affettuosissimo, Maurizio Inzardà, che non è solo un collega, anche lo ricordiamo. Ovviamente un collega, ma mi preme sottolineare che in questa cornice l'ideatore di un altro premio sportivo, il premio Nicola Ceraulo, che come questo premio sta di anno in anno diventando sempre più importante, tanto da diventare uno dei premi più importanti, forse anche a livello nazionale, Maurizio, correggimi se sbaglio, ma non credo proprio. Tanto che negli ultimi anni ci sono stati degli ospiti assolutamente importanti a ricevere appunto il premio Nicola Ceraulo, da Claudio Ranieri a Marcello Limpi a Fabio Capello, e per ultimo quest'anno, il 19 marzo scorso, proprio Antonio Conte, campione d'Italia con la Juventus, e quindi tra l'altro carissimo amico di Maurizio, un premio che da solo quindi si presenta. Ti lascio il microfono. Innanzitutto buonasera a tutti e complimenti a Michele, perché è riuscito secondo me insieme ad Alfredo a fare, a mio avviso, il programma più importante d'Italia. È stato molto bravo, di Sport Italia si sono dette tante cose, anche non belle, invece la realtà è un'altra cosa, la realtà è che ha fatto un programma soprattutto di qualità. Posso aggiungere una cosa prima che tu vada a consegnare il premio? Uno come lui sarebbe l'ideale per la radio, per il ritmo che c'ha, non te lo dico per ragioni di fair play, perché siamo qui in questo contesto, questa sera, lo dico perché è un'osservazione oggettiva. In un momento in cui anche in questo mestiere come il nostro c'è carenza di giovani, c'è carenza di nuove leve dotate di entusiasmo e di passione, uno come lui è una risorsa. Ecco perché mi permetto di dire queste cose. Dopodiché procediamo alla consegna del premio e poi ti devo chiedere qualcosa. Sì, sì, io vabbè, prima del premio volevo fare dei ringraziamenti, perché scherzi a parte le battute, il premio ovviamente io con la Regione Calabria oggettivamente non ho dei legami particolari, se non il premio per la sopportazione. Qui ci vuole il sindaco, ci vuole il presidente della regione per sopportare per là da circa 10 anni a questa parte. Quindi questa è l'unica cosa che mi dice la Regione Calabria, hai già parlato con la Regione. Tu lo sai bene, la democrazia non esiste in casa nostra, quindi i microfoni sono finiti. Angelo è stato gentilissimo, ci ha chiamato più di una volta, e con Alfredo facciamo una cosa, così evitiamo di fare un po' di caos. E però ho notato subito un grandissimo affetto qui in Calabria, ripeto, non ho dei legami particolari né affettivi né familiari, perché sono campano, trapiantato a Milano da 8 anni e mezzo, però ho tantissimi amici. Quando siamo arrivati io e la mia ragazza oggi, questa mattina, Franco Ceraulo, ormai lo conosco da tantissimo tempo, Franco Zavaglia, tranne ora che lo sto facendo addormentare, poi subito alla grande, perché questo è il suo paese, ho detto ma dove è finito Zavaglia? È dalla sorella che non vedeva da 5 anni, quindi ha detto vabbè salute, ci portaci a mangiare tutti quanti a tua sorella. Poi per quanto riguarda gli amici della Regina, della Catanzaro, grazie presidente per la promozione dell'Avellino in Serie B a casa sua, io sono un consesso dell'Avellino, sono gentile, e poi ho messo tutto qui anche per salutare il corsino e ringraziare anche quelli nevati, ve lo prometto,
ringraziare anche il presidente del Barletta, perché lì abbiamo conquistato la promozione 2-3 con la partita è stata decisiva, giusto presidente? Non si preoccupi, sono solo per fare questi ringraziamenti. Per quanto riguarda il maestro, troppo buono la radio, però la lascio fare a chi è competente. Io non ho mai fatto radio e neanche penso di esserne in grado, la televisione mi piace e proviamo così. Riguardo a quello che hanno detto su Sport Italia, meglio, più chiacchierano, meglio è, i numeri per fortuna ci danno ragione. E chiudo dicendo che la cosa più bella è stata con tanti ragazzini qui fuori, che quando sono arrivato, che compreso tantissimi colleghi, la foto, la battuta, la chiacchiera, questa è la dimostrazione che Sport Italia arriva alla gente, questa è la dimostrazione che Sport Italia arriva ai giovani. Poi ci sono tanti mister, mister Orman, mister Sannino, che sono degli amici, quindi questa è la serata perfetta per stare con tutti. Possiamo aggiungere che televisivamente, con questa vostra offerta, avete rappresentato davvero una novità nel panorama informativo in termini di sintesi, di velocità, di chiarezza. Ecco, uno sforzo in questo senso credo che si colga dal prodotto che date. Sì, si coglie questo, ma si coglie soprattutto la voglia di fare la televisione con i giovani, perché noi facciamo una televisione che praticamente all'editore costa tra 0 e meno 1, significa che comunque l'investimento è pari allo zero, nel senso che comunque facciamo fatica ad andare sul mercato e fare la guerra contro le pistole d'acqua. Quindi abbiamo preso dei ragazzi dell'87, dell'88, del 90, 91 e 92, lo ripeto sempre ogni volta se vado in giro, perché? Perché vogliamo puntare sui giovani, perché i giovani ti danno quello che ti possono dare da qui ai prossimi 10 anni. Questa è la nostra grandissima forza e questa è la grandissima voglia. Poi è naturale che puntiamo anche sui giovanissimi del futuro. Vi presento, se posso, 3 secondi, ti presento il futuro di Sport Italia. Posso? È un'anteprima, un'esclusiva? Sicuro? Vai. Ti assumi tu la responsabilità? Vai. E il futuro ha firmato un contratto per i prossimi 57 anni. Buonasera, Francesco Saverio Perulà, ben ritrovato. Bambino è un fenomeno, per fortuna hai preso del nonno, bravo, ora vedete imbarazzato, sto parlando con lui, grazie, fa delle sintesi straordinarie, conosce dei giocatori, Michele, ma tu hai visto ieri in Serie B che ha giocato? Io e sabato di solito mi faccio un pepatti miei, l'anno prossimo no, e quindi ha detto un nome di un giocatore, non ricordo chi era, giuro, non lo conoscevo, conosce tutti, scrive bene e parla benissimo, non fare il timido adesso, abbiamo firmato tanto tu, io e te abbiamo 20 anni di differenza, io e tuo padre abbiamo 20 anni di differenza, tra 20 anni e te stiamo insieme, giusto? Può darci. Aspetta. Nuova enciclopedia. Per chi tifi? Il Milan. E poi? Bravo! Sei Bari. E ti ho detto di a Regina, quando sei a Bari, tua mamma dici Bari. A Regina, dai. Dai, chi mi ha costretto lui. Ecco papà. Un applauso a Francesco Saverio per la prego tutto questo, grazie. Grazie per la visionace. Sono gemelli, soprattutto, li ho conosciuti negli anni, sono gemelli, hanno giocato insieme e poi tu invece, cioè, meglio un imprenditore come giocatore, era cosa tua. Ciao. Grazie. E allora, Riscicchiello è premiato da Maurizio Inzardà. Ragazza, fate foto a tutte e me non mi ha fatto. Grazie. Buon proseguimento.